Ma ciao, YouTubini! Benvenuti ad una nuovissima puntata di Gaetano Donati! YouTubini, se non lo fate ancora, aggiungetemi ora su Instagram al mio profilo gaetano.donati. Allora, di cosa parliamo in questo video? Allora, non voglio parlare come faccio sempre nei miei video e poi dopo arrivare quasi a metà, a fine video, di parlare dell'argomento del video, ma voglio andare direttamente al dunque. Allora, cari youtubini, se state vedendo questo video è perché la settimana scorsa, che per voi non è la settimana scorsa perché naturalmente li ho caricati. Questo video sarà il terzo o il quarto della serie La mia alopecia, della playlist La mia alopecia, e quindi dovrebbe essere il terzo video, se non erro. Vi racconto un pochettino come sta andando la storia della mia alopecia. Allora, come avete visto, il mio primissimo video è stato girato il 10 giugno 2020, dove mi trovavo a Londra. Il secondo video, se non erro, è stato girato a luglio. Il terzo video non ricordo se è stato girato. Cioè, non ricordo se c'è un terzo video. Comunque, nel caso in cui ci fosse, è stato girato ad agosto. Nel caso in cui non ci fosse, è questo il terzo video. Allora, vi racconto cosa è successo. Nei precedenti video, se li avete visti, se non li avete visti, andateli a vedere così capite un pochettino la storia. Vi parlavo di questo mio buco sospetto. Vi faccio un breve refresh. Di questo mio buco sospetto che, in base alle ricerche effettuate su Google, poteva essere un'alopecia. I fattori potevano essere svariati, però naturalmente non avevo nessuna certezza di cosa potesse essere realmente. Tornato in Italia, perché come ben sapete sono stato un anno a Londra, più di un anno a Londra, a fine agosto sono tornato in Italia e una delle primissime cose che ho fatto, oltre che mangiare cibo italiano buonissimo, sono andato dal dermatologo, naturalmente per capire cosa mi stesse accadendo. E il dermatologo a primo impatto ha detto quasi sicuramente è un'alopecia da stress. In ogni caso ti segno anche delle analisi del sangue, per fare dei controlli, per verificare se potrebbe magari essere una mancanza di ferro o altre cose. Comunque mi ha segnato svariate analisi da fare per verificare, per escludere queste cose e capire, andare al dunque del mio problema. In ogni caso, ho fatto la prima visita al dermatologo, mi ha segnato queste visite, questi controlli e mi ha segnato anche una cura, perché quasi sicuramente per lui il mio problema era lo stress, quindi un'alopecia da stress e che mi ha generato tutto questo. Naturalmente non vi dico che appena il dermatologo mi ha confermato che fosse un'alopecia da stress, confermato quasi sicuramente perché naturalmente la prima seduta non avevo ancora fatto i controlli del sangue, le analisi che mi aveva segnato. Naturalmente gli ho chiesto, ti prego, controllami anche nei capelli per capire se è una cosa dovuta solo alla barba, cioè che si è fermata qui, oppure che si sta espandendo anche nei capelli. Perché se avete visto i video precedenti, leggendo su Google, ho letto alcune esperienze di alcune persone che, nei casi più gravi di questa alopecia da stress, dovuto naturalmente anche nei casi più gravi naturalmente, ma non nel mio caso, anche a depressione, nel mio caso era semplicemente un forte stress, scusate, non si vede più la scritta Gaetano Donati, comunque. In alcuni casi molto ma molto gravi, l'alopecia poteva essere dovuta a tutto il corpo, quindi nel caso in cui ci fosse stata un'alopecia su tutto il corpo non sarebbe ricresciuto più nulla. E nulla, in ogni caso il dermatologo mi ha controllato i capelli e il cuoio capelluto e nulla, ha verificato che era tutto ok. In ogni caso la cura, oltre alle analisi che dovevo fare, era tre siringhe di cortisone che dovevo fare una il giorno stesso, un'altra dopo 10 giorni e un'altra ancora dopo 20 giorni, ok? E infine, che poi adesso che ci penso, il dermatologo ha detto una tra adesso, una tra 10 giorni, l'altra tra 20 giorni.
Mi sa che ho sbagliato, perché adesso che ci penso, io l'ho fatta una subito, una dopo 10 giorni e dopo 10 giorni ne ho fatta un'altra. Però mi sa che dopo 20 giorni intendeva, dopo aver fatto la prima dovevo attendere 20 giorni e dovevo fare la terza, mentre io l'ho fatta subito dopo 10 giorni. Vabbè, ormai l'ho fatta ieri nello specifico. Comunque, e poi mi ha dato degli oli da mettere nella barba, cioè dove ho il buco, un olio la mattina e un olio la sera. Non li ho vicini con me, magari nel prossimo video ve li mostrerò, così se qualcuno si trova nel mio stesso problema, naturalmente ha già... sa già più o meno cosa potrebbe segnare il dermatologo. In ogni caso, il dermatologo che mi ha visitato è stato molto positivo nei miei confronti, ha detto al mille per mille, secondo lui, mi ricrescerà la barba e nulla, per lui il tempo che più o meno dovrà impiegare per ricrescere la barba potrebbe essere dai 3 ai 6 mesi massimo, considerando che io mi sono accorto di questo problema tra aprile e maggio. Se avessi fatto le cure prima, cioè se fossi andato da un dermatologo prima, a quest'ora adesso avrei già avuto la barba, di nuovo la barba, mentre a me purtroppo non sono potuto andare, un po' per il Covid, per il lockdown, un po' perché mi trovo a Londra e non mi fidavo dei dermatologi inglesi, ho preferito di visitarmi in Italia. In ogni caso, vi dico cosa ho notato, a differenza del, non so se vi ricordate, il video che ho pubblicato all'inizio, il mio primissimo video del 10 giugno, che ho pubblicato recentemente, quindi il primo video della playlist, la mia alopecia, e il buco qui era davvero molto, ma molto piccino. Col tempo si è ingrandito, ma ho notato che da quando sono andato dal dermatologo ad oggi il buco è diventato ancora più grande, anche se negli ultimi giorni devo dirvi che ho notato che sono cresciuti molti più peletti bianchi. Quindi, nel senso, anche al centro, dove non c'era quasi nulla, vedo dei peletti bianchi che prima non c'erano, e quindi io credo che sia una cosa positiva. Anche se adesso YouTubini, mamma mia, mi sto fissando per il fatto della siringa di cortisone che l'ho fatta dopo 10 giorni, ma in realtà dovevo farla dopo 20 giorni, perché io sono un cretino, nel senso che... Allora, il dermatologo mi ha detto, fai una siringa adesso, una tra 10 giorni e l'altra tra 20 giorni. Io ho immaginato, cioè... Ho detto, vabbè, una adesso, una tra 10 giorni e poi una tra 20 giorni, nel senso che adesso, tra la seconda e la terza, passano 20 giorni. Però adesso non so cosa intendeva il dermatologo. In ogni caso, io l'ho fatta dopo 10 giorni dalla seconda. Quindi, secondo me, ho sbagliato. Vabbè, ormai l'ho fatta, non fa niente, come si dice, non bisogna piangere sul latte caduto, come si dice, e nulla. In ogni caso, ho notato che il buco si è allargato e sono cresciuti, però è cresciuto qualche peletto in più. Quindi spero che sia una cosa positiva. In ogni caso, scusate se sto dicendo a ripetizione in ogni caso, ma mi esce in ogni caso. Il dermatologo mi ha detto che devo ritornare a controllo tra 40 giorni. 40 giorni naturalmente dalla prima visita, quindi intorno al 5-6 ottobre più o meno dovrò ritornare dal dermatologo. Vi dico anche più o meno quanto ho speso. La visita dal dermatologo mi è costata circa 80 euro, poi tra le varie medicine, cioè tra il cortisone, le siringhe di cortisone, l'olio di giorno e l'olio di notte, ho speso più di 50 euro più o meno, quindi questo piccolo problema, questo stress maledetto già mi è costato circa 130 euro più o meno, se la matematica non è un'opinione, circa 130 euro. Quindi, cari youtubini, mi raccomando, non fatevi mai venire dall'alopecia da stress. In ogni caso, nel caso in cui state notando anche voi un inizio di alopecia,
o nei, sulla barba, o nei capelli, il mio consiglio che vi do è andate immediatamente da un dermatologo, non fate la mia fine che avendo aspettato troppo si è allargato tantissimo il buco e quindi forse se sarei andato in tempo, magari nel giro di pochissimo si sarebbe ristretto il buco e quindi sarebbe tornata la barba. Quindi andate immediatamente dal dermatologo, non fidatevi dei Google, di quello che scrive Google, perché vi ripeto, naturalmente, tanto nel mio caso che non lo peggio da stress, in altri casi potrebbe essere anche una semplice, non so che cavolo ne so, qualsiasi cosa. Ah, vi voglio dire anche un'altra cosa. Come l'ho presa? Allora, devo dirvi che quando ho scoperto questa cosa, soprattutto quando ero a Londra, io sono molto fissato con barba e capelli, anche se in questo momento direte, si nota proprio che sei fissato con barba e capelli perché hai dei capelli che sono sconvolgenti nel lato negativo e una barba che è praticamente indecente, ma a parte questo, perché comunque sono un po' così rilassato in questo momento, naturalmente io tendo, cioè quando ho scoperto questo buco, quindi quando mi hanno iniziato a far notare alcuni miei amici dicendo, un amico in particolare che mi ha detto, ma non vuoi vedere che hai un'alopecia allo stress? Vuoi, no, non alopecia allo stress, vuoi vedere che hai un'alopecia alla barba, un'alopecia areata, una cosa del genere, sono andato subito in panico e mi sono iniziato a vergognare. Infatti ho comprato la tinta per capelli perché mi volevo tingere i capelli perché mi ricordavo che avevo i peli bianchi, anche se in realtà forse non avevo niente, oppure forse avevo questi peli bianchi che poi sono caduti, non lo so, non mi ricordo più ormai, cioè no, avevo peletti bianchi, mentre adesso non avevo, cioè poi sono caduti, il buco si è allargato e adesso stanno ricrescendo questi peletti bianchi, non so se sia un buon segno o meno. In ogni caso mi vergognavo tantissimo, non tanto a Londra perché fondamentalmente a Londra non avevo così poi tanti rapporti umani, personali, ma quando sono tornato in Italia tentavo in tutti i modi di nascondere, di dipingere questo buco che si stava allargando sempre di più e infatti solo ad alcuni più amici stretti l'ho detto all'inizio, poi grazie alla mascherina, con la scusa che avevo la mascherina, tendevo a nascondere anche quando facevo foto e video, anche se a un certo punto ho detto ma che cavolo mi frega, perché non so, mi sentivo tipo malato, cioè ok, forse è una malattia, però mentale in questo caso, però mi sentivo come se avessi la lebbra, vi giuro, cioè allora avevo paura di mostrarmi agli altri, però invece negli ultimi giorni, nelle ultime settimane più che altro, ho detto ma che cavolo mi frega, cioè non ho una malattia lebbrosa, ho semplicemente un buco sulla barba, quindi l'ho detto praticamente a tutti e adesso non mi vergogno più, anche quando faccio foto e video non mi frega niente, cioè se qualcuno mi chiede cosa hai, non ho peso la barba e niente, quindi non vergognatevi perché non dovete assolutamente vergognarvi, perché se vi vergognate sarà peggio perché se vi vergognate pensate di più a questo problema e quindi vi stresserete ancora di più e questo problema, ok, magari con le cure cortisone, eccetera, potrebbero aiutarvi, però potrebbero non fare effetto perché è tutta una cosa psicologica. Quindi, cari youtubini, vi invito, nel caso in cui spero tantissimo per voi, per coloro che mi guardano che non hanno questo problema, ma nel caso in cui lo avete, non vi vergognate di nessuno e mostratevi come siete, perché la vergogna e credere di essere vergognosi, vergognati, vabbè, volevo dire una cosa, quel tipo quelle frasi da foto da Instagram, da Facebook,
ebook con citazione, un poeta particolare. In realtà mi è uscita una frase bruttissima. In ogni caso, YouTubini, non voglio ancora ammorbarvi, non so perché utilizzo questo termine. Vi saluto perché mi sta venendo anche un po' di sonno, anche se sono esattamente le 1:40. Questo video, naturalmente, non so se l'ho detto all'inizio del video perché ormai sto parlando da tanto. L'ho pubblicato, cioè, lo sto girando oggi, 24 settembre 2020, all'1:40 circa. Però io credo che lo pubblicherò i primi di ottobre, perché adesso devo ancora pubblicare la seconda parte e non so se esiste una terza parte, ma credo di no, credo che la terza parte sia questa. Quindi, YouTubini, non vergognatevi e andate subito dal dermatologo. Un bacio a tutti dal vostro Gaetano Donati e mi raccomando, seguitemi su Instagram. Un bacio!